previously on Yu-Gi-Oh! In pratica ci sono questi quattro coglioni che decidono di andare in guerra perché il mondo è una merda, provano contro dei nemici tutti colorati, questi nemici tutti colorati riescono a rapire la fanciulla della situazione e la fanciulla viene corrotta e poi alla fine praticamente lei muore, cioè così si pensa. Godetevi la parte 2, mi raccomando. Allora, la seconda parte in cosa comincia? Riprendiamo War Legacy Memory, appunto, questi cazzo di scienziati, chi porca puttana erano? Erano ragazzi degli uomini di scienza che purtroppo hanno fatto una cazzata e il governo li ha liquidati. E capita, purtroppo è così. Nella seconda parte Avram cambia il nome, mi piaceva, diventa Maximus. Dopo abbastanza tempo che si è separato con Ningirsu, appunto perché l'ha accusato della morte della sorella, lui ha voluto fondare questa tribù dei Crusadia per cercare di mantenere l'ordine e la pace in questo mondo che ancora non è completamente sanato. Infatti Maximus, che è un fico spaziale, penso sia l'arbitro migliore che c'è nella lore, Maximus lì con la spada tutto stracciato dalla guerra che c'ha, lui si circonda di Arboria, si bomba Arboria perché c'è la bomba, non è scritto nella lore da nessuna parte, però questa è una mia supposizione, ma penso che concorda. C'è Arboria, c'è Leonis, c'è Draco e c'è Reclusia, sono i crusadia principali, appunto gli unici che compongono questa tribù. E perché è importante ritornare sulla Memory? Perché gli scienziati che erano in Memory, due di loro sono dei crusadia, la terza non è confermata. Il ragazzone di spalle con i capelloni è Leonis, mentre invece il nanetto, vabbè, è il nano, è Magius. Maximus fonda questa tribù, li raccoglie sotto la sua effigie, diventano un gruppo che cerca, come dicevo, di sanare questo mondo e addirittura si allea con un crawler che era sopravvissuto dalla precedente guerra, si allea con Maximus per formare un gruppo molto più vasto, un gruppo che gli fa anche capire dove è potuto nascondersi Ningirsu. Perché cosa succede, ragazzi? Ningirsu non è morto, non è rimasto con le mani in mano. Durante questo girovagare i Crusadia trovano la quinta War Legacy e ottengono un potere ancora più grande di quello che avevano grazie alla magia Crusadia Power. Si pompano tutti quanti, Arbora diventa Spada, Leonis diventa Regulex, Preclusia diventa Magius e Maximus ottiene il potenziamento di Equimax. Quindi tutti quanti sono ancora più forti di quelli che erano prima. Ningirsu dove è andato? Ningirsu sta piangendo la morte della sorella, è devastato, è talmente devastato che decide di tornare nel laboratorio in cui erano stati creati Midnight, portare il corpo della defunta e trasferire la coscienza dentro questo automa, dove vediamo questo in Orcus Trading Return, magia con le proprie scale, 20 euro di carne, sì, e trasferisce la coscienza. E cosa diventa, appunto? Ib diventa Galatea, con tra l'altro l'arma di Avernus, la falce, appunto, contiene la gemma della Blue Sky. E anche Ningirsu decide di farla finita con la sua vecchia vita e diventa Ningirsu, sempre l'intreccio cavallo. Galatea, poi faccio subito capire cosa significa essere di nuovo rinata, decide di voler andare avanti nel suo piano di conquista. Vediamo in Orcus Trading Core, decide di fondare e creare la Babel, che è appunto il nuovo rifugio degli Orcus, e crea anche, grazie all'aiuto di Longirsu, gli Orcus che si giocano nel main, a parte Orcus, però anche un inferno del cazzo, non sono giocato. Si giocano appunto Bombarda, Skeleton e Arpa. Mentre stanno creando tutti questi marchingegni, in Ain Sands vediamo arrivare i Crusadia e vediamo il combattimento appunto tra Ningirsu e Maximus in Orcus Trading Attack. Un combattimento che risveglierà la sesta War Legacy, che è la Wand, che si trova sopra la Babel. Cosa succede? Durante la battaglia, l'impressione della battaglia tra appunto i Crusadia e gli Orcus, succede che Galatea, dopo di Marco, diventa una traia gigantesca, diventa la Nightmare, semplicemente l'Orcus che vedete, quella gigante, con un piedino fuori, e praticamente impazzisce. Di nuovo, lì, quella fattina di merda prende il controllo di quella di Galatea, non credo che non lo facesse da prima. E l'impressione della battaglia fa sì che la settima War Legacy, che si trova nei paraggi appunto della Wand, si risveglia anch'essa l'arca che contiene i guardragni. La settima War Legacy è aperta. Cosa succede quando le sette War Legacy si aprono? I guardraghi escono da ogni singola War Legacy. Dovete sapere che i guardraghi non sono soltanto i tre link del cazzo che tutti giocano, ci sono anche quelli del main, e in tutti i guardraghi sono sette. In Guardragon Cataclysm vediamo l'apertura delle sette War Legacy e da cui vediamo poi uscire i guardraghi che tutti conosciamo: la giallona, la giustizia, che, occhio, ha lo stesso attacco di difesa di Eve, la prima giallona,
Terra, uno 0-2100. Tra poco lo sapete. Poi, gli altri guardraghi di Main, non so come si chiama, quello vento, quello fuoco, e i cattivelli, Elpi, Agarbeni e Pisti. Questi sono i guardraghi cattivi, quelli che si uniranno adesso a Galatea. Longinus è devastato, è stato preso in giro dalla sorella, che credeva buona. Galatea ancora non si arrende, Longinus tiene la sorella morta in mano, e Galatea, con appunto i guardraghi che stanno imperversando, stanno distruggendo ancora di più il mondo, Galatea gli propone a Ningirsu: dammi tua sorella, la farò nuovamente rivivere. Ningirsu, completamente triste, demoralizzato, acconsente, dà il corpo della sorella morta a Galatea. Galatea appunto va in Berserk, si trasforma nella Nightmare che conoscevamo, e una volta liberati appunto i guardraghi, tutti e sette le War Legacy, tutto un piano di appunto Lib per cercare di rinascere nella sua forma suprema, diventa Illy, la forma incarnata, a livello 9, sì, creato di danno. Ormai il suo piano è riuscito, è diventato l'essere supremo. Decide di creare degli scagnozzi, qualcosa che distrugga completamente il mondo. Vediamo nascere Deus Crawler, sarebbe il figlio di tutti i Crawler, che rifà rinascere questi. E decide anche di far nascere il Marduk di merda al suo fianco per riunire sotto l'egida di lui tutti i guardraghi. Cosa accade? Che la battaglia sta imperversando, ormai sembra che le forze del male siano riuscite a soverchiare tutto quanto. Addirittura il cucciolone di Avram si interpone di mantenere un attacco di lui dei Nib. Tutti sono praticamente morti, non c'è quasi più nessuno in vita. I guardraghi decidono di salvare l'umanità. Giustizia, che è il guardrago, quello giallone, attua il piano per cercare di riportare in vita, riequilibrare tutto quanto, dando la forza vitale a tutti i nostri eroi che sono caduti in battaglia. Noi vedremo anche un Warlexi guardrago, la magia caressa, il merda di drago gigante. Tutti hanno una nuova forza. Il cucciolone si trasforma in Armaduke, il fusione, quello che fa contro l'Inter del rapporto con Spyro, ridà vita anche Avram, che diventa Avramax, il Link che conosciamo, il 4, diventa una bestia esagerata. E Ningirsu, stanco di essere preso in giro, decide di smontare la Babele, chiamare Dingirsu, Nixis, come suo scagnozzo, e decide di lottare contro il Idli, il livello 9 che abbiamo appena citato. In questo climax, che va sempre, ben sempre, sempre di più crescendo, vediamo praticamente che in questa counter Ningirsu dà ordine ad Ningirsu di attaccare la livello 9, Idli. E l'attacco riesce. Poco prima di morire, dal corpo di Idli, del livello 9, viene presa, come vedremo in Reincarnation, in Guardrago Reincarnation, vedremo il corpo di Ip che esce dalla livello 9, grazie alla magia di Justicia, e appunto si va a creare la nostra sincro di livello 5, il Dango di 9, diciamo. Ma qua ci avviciniamo alla fine di tutto questo arco narrativo. Ormai Idli è sconfitta, non riusciamo più a contenere però la distruzione del mondo, perché finalmente vediamo in lontananza il collasso del War Legacy. Vediamo il Demiurgo, colui che ha creato il mondo, il Link 3 che era poi uscito, il dio di questo mondo viene fuori, ma sta ormai per distruggere tutto quanto. L'unica cosa che rimane da fare è un sacrificio per cercare di porre fine a tutto. E qua inizia la parte più bella del nostro racconto, l'ultima parte finale. C'era bisogno di un sacrificio, ok? Perché il mondo sta andando a puttane, semplicemente. Tutto sta crollando. E nella trappola Cliffhanger, Avram entra nel nucleo del Demiurgo. Vuole immolarsi, vuole cercare di risolvere la situazione, vuole capire da cosa è scaturito tutto. E cosa trova dentro il Demiurgo? Trova, in concessione retta del mondo, questa ragazza che si sta abbracciando il ventre e che sta piangendo disperata. Questa ragazza che noi abbiamo già visto da qualche parte, abbiamo già visto in un ricordo, in una memory. Esattamente. È la scienziata che aveva lavorato al progetto dei McKnight. E lei sta disperata, sì, lei ha dentro di sé il frutto di quello che aveva creato quando era appunto una giovane scienziata brillante. Porta in grembo la tecnologia che lei tanto amava, ma che però ha distrutto il mondo. E lei è dentro questo demiurgo, è dentro questa specie di realtà parallela, perché lei è completamente disperata. Possiamo anche arrivare a dire che dentro di lei ci sia la vera Lee. La scienziata che vediamo in memory non è altro che Lee, che in pratica ha fatto tutto questo per risvegliare il demiurgo, per cercare di cambiare il mondo, solo che l'ha fatto nel modo sbagliato. Avramax ne è consapevole. Arriva Patty con questa ragazza e le dice: o moriamo tutti quanti insieme, o tu, come ultimo gesto, mi aiuti e salviamo il mondo che tu hai distrutto senza volerlo, ma almeno adesso verrai ricordata come un'eroina. Lee accetta e si unisce ad Avramax. Avramax muore, dà tutto il suo potere e
costruisce insieme a Lee a Vida, la ricostruttrice dei mondi. Costruisce questa entità che tra l'altro anche nella carta ha molto senso, perché dice la puoi calare, rimissiamo tutti i link che ci sono nel mazzo, e quando entra risciuffola tutte le carte e fa da giara di fibra, si azzera completamente tutto il gioco da capo. Avida decide, tramite la trappola di costruzione del mondo, appunto, di azzerare ciò che è successo dall'alba dei tempi, da quando gli scienziati decisero di creare, in quel fatale giorno, le mech mostruosità, come veniva citato. Tutto si disperde, Avramax è morto, ha dato la sua vita per andare per cercare di creare Avida, e chi rimane, purtroppo? Rimane, la magia forse quell'altro più bello e significativo, rimane The War Legacy, questo fascio di luce che si va a incanalare tra le braccia di Ib, che è sopravvissuta appunto, è di nuovo conscia del suo potere, e del cucciolone di Guardrago, l'unico che è rimasto, perché Longirsu appunto vedremo dopo che fine fa. E nell'incanalarsi in questa luce si crea l'ultima e finale eredità del mondo, la chiave del mondo, la War Legacy Key, l'arma che impugnerà poi la nostra Link 2, la Lib, che è uscita da duo se non sbaglio. E sul consiglio di Avramax, se questa luce appunto riporta sulla scritta di questa Key, in cui c'è scritto salva il mondo anche per me, lei diventa questa giustiziera, lei diventa l'eredità del mondo di cui abbiamo sempre parlato. Sarebbe perfetto se finisse così, non soltanto da vedere che fine ha fatto Mungirsu, questo fratello. Mungirsu semplicemente si lascia morire, perché la sua vita ormai l'ha vissuta, si fa assemblare e mettere insieme dagli Orcus che aveva creato insieme a sua sorella come ultimo gesto in questo mondo, diventa Girsu The Orcus McKnight, e per vegliare sempre su sua sorella tiene tra le mani il nastrino arancione che Ib all'inizio della storia aveva e sempre portava, e tra l'altro aveva anche dato a Galatea, e veglierà sempre su di lei. Questa è la lore di War Legacy. E che roba, è molto carina, è veramente molto carina. Era un po' un video molto più serio, ragazzi, ma ci ho tenuto a portarvelo perché è qualcosa di che la fenomena strappastoria. È una strappastoria bella, raga, è stato veramente un piacere. Iscrivetevi, mettete like se potete, se non potete fatelo lo stesso, e seguiteci anche sulla pagina Instagram e Facebook, e Facebook è il più importante, fa schifo. Una figata, se non è carina, eh? Dovrebbero esserci più bambini.